Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Lunedì 22 maggio. Lettura del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, versetti 29-33. In quel tempo i discepoli dissero a Gesù: «Ecco, adesso parli chiaramente e non fai più uso di similitudini. Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio». Rispose loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi lascerete solo». Il contesto del Vangelo di oggi continua ad essere l'ambiente dell'ultima cena, ambiente di fraternità e di addio, di tristezza e di aspettativa, in cui si rispecchia la situazione delle comunità dell'Asia Minore. Per poter capire bene i Vangeli, non possiamo mai dimenticare che riportano le parole di Gesù non come se fossero registrate su un CD per trasmetterle letteralmente. I Vangeli sono scritti pastorali che cercano di incarnare e di attualizzare le parole di Gesù nelle nuove situazioni in cui si trovavano le comunità nella seconda metà del primo secolo, in Galilea, Matteo, in Grecia, Luca, in Italia, Marco e in Asia Minore, Giovanni. Il Vangelo di Giovanni, le parole e le domande dei discepoli, non solo dei discepoli, sono specchio in cui le comunità, sia quelle del tempo di quel tempo, come quelle di oggi, si riconoscono con le loro tristezze e le loro angosce e trovano luce e forza nelle risposte di Gesù. Anche se le domande di Gesù possono spiazzare. «Adesso credete?» dice il Vangelo. Mi immagino lo sguardo stupito di Gesù davanti all'affermazione dei suoi discepoli. Ha parlato a lungo il Maestro dopo la cena, anche nell'orto degli ulivi. Stanno per venirlo a prendere, per farlo fuori. Ha parlato come un fiume a cuore aperto, come che esprime le sue ultime volontà, e sa benissimo che i suoi discepoli sono lontani anni luce ad averlo capito. No, ma che non hanno capito niente, figuriamoci. Sono ancora tutti nel loro vecchio modo di pensare, tutti ancorati a quello che credono di credere. Pensavano che tutto fosse chiaro, stabilito, lineare e che li aspettasse un futuro di applausi e di gloria. Sciocchi, non era successo nulla del genere e nemmeno si erano accorti di quello che sarebbe successo da lì a qualche ora. Adesso credete? Stiamo attenti a non fare come loro, a crederci arrivati, ad immaginarci ormai dei credenti realizzati. Quando ci sembra di aver capito tutto, allora proprio in quel momento dobbiamo preoccuparci, perché certamente accadrà qualcosa che metterà in discussione tutto. Capita sovente, così nella vita di molti. Avere fede non significa smettere di avere domande o aver capito tutto, ma significa far continuamente memoria che qualunque cosa accada, o per quanto possiamo prendere il bandolo della matassa dei nostri ragionamenti, Cristo ha già vinto tutto. Grazie per aver meditato insieme oggi. Questo podcast ti è piaciuto? Condividilo con i tuoi amici ed amiche. A domani.